venuti da Bagnaia, siamo qui tra amici per parlare del Paralimpico della Toscana e fare uno scambio di battute. Ognuno per cortesia che interviene si presenta. Cominciamo da lei. Sono Torelli Emanuele, sono il gestore e organizzatore del Riding Club Mugello, che è a Borgo San Lorenzo. È il club che ha ospitato la squadra italiana di paradressage prima dell'impegno delle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Da lì è nata poi la collaborazione sia a livello nazionale con la Federazione Italiana Sport Equestri che a livello regionale. E abbiamo deciso di organizzare degli stage per gli atleti della Toscana, appunto, visto che siamo un club toscano, proprio per incentivare l'attività agonistica e sportiva toscana. Io mi chiamo Cristiana Baggiore, sono qui in rappresentanza del Rotary Club Firenze Sud. Abbiamo, diciamo, come attività Rotary deciso di supportare, per quanto nelle nostre possibilità, l'attività del paradressage toscano. Abbiamo avuto questa prima meravigliosa esperienza con lo stage che è stato organizzato in preparazione dei campionati italiani la primavera scorsa e abbiamo deciso di proseguire in questa attività in quanto Rotary vuol dire soprattutto una ruota dentata che si ingrana con le attività che sono diciamo di maggiore interesse per quello che riguarda la promozione di qualsiasi tipo, non solo di sport, ma di miglioramento della condizione delle persone nella società in ogni modo. Grazie. Quindi.